to live. We learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Dei conciatori, conciatori di pelle. Francese 1789, i nostri contadini alsaziani non erano proprietari del terreno, il terreno era proprietà o del vescovo o del nobile. Quando il contadino voleva fare la casa, innanzitutto doveva noleggiare o arrendare il terreno, poi doveva comprare la pietra a realizzare il pian terreno. Questo pian terreno veniva usato per lo più come cantina per il vino.
Infatti, in Alsazia, in pianura, è quasi impossibile fare delle cantine sottoterra perché la falda freatica è troppo vicina. Qui basta scavare 8 metri e siamo nell'acqua. I viticoltori non volevano allungare il vino, dunque le cantine sono in superficie, di pietra, per mantenere un po' la postura. E poi il nostro contadino doveva pagare una tassa a secondo della superficie di questo pianterreno. Così cercava di fare il pianterreno più stretto possibile per pagare meno. E poi aveva la possibilità di allargare la casa ai piani superiori, come vediamo qui. La legge consentiva ad ogni contadino, 5 minuti, che ne aveva la possibilità ovviamente, di allargare la casa della lunghezza di un braccio, e questo ad ogni piano. Così abbiamo, come vedete qui, delle case molto più larghe al secondo piano rispetto al pianterreno. I piani superiori venivano realizzati con il legno, e lo spazio entro il legno era malta, fango e paglia, che poi veniva intonacato e dipinto con il colore della pietra, così da lontano la casa sembrava tutta di pietra, mentre era maggiormente di legno e di malta. Notate le travi? Sono legate tra di loro con dei chiodi di legno. Non si usava mai il metallo. Il metallo arrugginisce e la ruggine mangia il legno. Tutte le travi erano numerate. Notate? È scritto 9, 10, 11, 12 con le cifre romane. Perché? Perché tutte queste case si potevano smontare. Il nostro contadino, non essendo proprietario del terreno, quando veniva mandato via, dava un calcio nella malta che calava giù, tirava via questi chiodi di legno e smontava la casa, metteva le travi sul carretto e se ne andava. Era già una casa in kit. Fai da te. E notate una cosa importante, le travi erano proprietà della ragazza. Quando si sposava una contadina in Alsazia, invece di avere il corredo, aveva le travi della casa. Questo era il suo regalo di nozze. Wow, ricco. È ricco, sì, perché queste travi poi le poteva tramandare alla figlia, alla nipote. Cioè la spesa la faceva una sola volta e poi le travi venivano tramandate di madre in figlia. Esatto. Allora, un altro piccolo particolare, visto che quando il contadino doveva andare, doveva lasciare sul posto tutto ciò che era di pietra, il riscaldamento in casa non si faceva mai con un caminetto di pietra. Allora, quando se ne andava, il caminetto di pietra doveva rimanere sul posto, la pietra, anche se la pagava, il contadino non se la poteva portare. Allora come si scaldavano? Semplicemente con delle stufe di ceramica. E da ricordare un particolare è che la sala da pranzo in Alsazia, in dialetto alsaziano, si chiama Stube, che viene da stufa, il posto dove era la stufa. E anche in Germania si chiama Stube, in Nord Italia si chiama Stube, e infatti è un modo derivato dunque da stufa. Altro piccolo particolare, vedete che queste travi formano dei disegni sulle facciate. Questi disegni non sono messi a caso, la struttura di queste travi ovviamente sono la struttura, lo scheletro.